Per voi un punto d'oro, per la Lino due punti persi? Ma per quello visto in campo penso che è giusto un pareggio. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, l'Avellino se era venuta qua per vincere, ha trovato una squadra che ti ha dato filo da torce da subito. Forse abbiamo sofferto i primi 20 minuti perché loro comunque sono partiti forti, però noi poi alla fine l'abbiamo raddrizzata la partita e penso che abbiamo fatto una grande partita. Però la svolta potrebbe essere stata la traversa di De Vino. Chi ha giocato con la partita, diciamo la verità? Sì, ci può stare, la traversa fa parte del gioco e quindi... Se l'Avellino si sta pensando alla traversa che ha preso, penso che le differenze sulla carta sono tantissime. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e siamo usciti con pareggio. Mi dispiace solo che l'arbitro in determinate situazioni si è fatto condizionare, perché ogni volta che quelli dell'Avellino protestavano lui li assecondava. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Siamo felicissimi e andiamo avanti nella nostra strada, che è la salvezza, te raggiungi prima possibile. Cosa è successo nella tua gara a Milan Cese? Ma niente, il mister si vede che si era risentito di qualcosa, perché pensava di venire qua a trovare la strada spianata. Non è così, le partite vanno giocate e sul campo devi dimostrare che sei più forte, non a chiacchiere. Noi abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra oggi. Grazie. Prego.